Per Novara Spezia, Umberto Avallone. Buon pomeriggio dallo stadio Silvio Piola. Il Novara alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo, la prima vittoria del 2017, e soprattutto conta sul fatto che non viene battuto in casa da novembre, ma è stato bandiera bianca solo contro le corazzate Frosinone e Spal. Squalificato Trieste in difesa, ma rientra Mantovani. Infortunati Calderoni, Bolzoni e Boie. Vediamo la formazione schierata da Roberto Boscaglia. 3-4-1-2 lo schema, da Costa Trepali, Lancini, Mantovani, Scognati, Miglio in difesa, Dickman, Cinelli, Casarini e Chiosa la linea di centrocampo, poi Orlandi, il giocatore che proviene da Lapo, la prima volta titolare per lui, trequartista, e il duo di attacco Macheda e Galabinov. Lo Spezia invece deve blindare la zona playoff ed è la migliore difesa esterna del campionato, solo 8 reti subite, e soprattutto può contare su uno smagliante, su un frizzante Granoce. 8 reti in campionato siglate, 4 nelle ultime 5 gare, però dovrà fare a meno Mimmo Di Carlo, oltre Lungo De Genti, Nenè, Crocchianti, Barbato e Giannetti, anche di Migliori e dello squalificato Fabbrini. Al loro posto i due giovani Ceccaroni e Piu. Ma vediamo le formazioni. Lo Spezia 4-3-3, Cicci Zola tre pali, De Col, Valentini, Terzi e Ceccaroni in difesa, Sciaudone, Errassi, Djokovic a centrocampo e la linea d'attacco il tridente Mastino, Granoce e Piu. Arbitra il signor Luigi Nasca di Bari, assistenti Marco Citro di Battipaglia e Michele Grossi di Frosinone. Sinone, quarto ufficiale signor Simone Sozza di Seregno. 11 gradi, giornata soleggiata. Studio. E la Novara sta per battere un calcio di punizione all'interno dell'area di rigore con Da Costa, perché c'è stato nel periodo non collegato, proprio mentre insomma Lillo mi dava la linea, è caduto in area PU, c'è stato un contatto con Lancini, l'arbitro non ha avuto assolutamente indecisioni e ha ammonito il giocatore per simulazione di fallo. Ricordiamo il parziale 0-0 ovviamente tra Novara e Spezia, e dunque PU salterà la prossima gara perché diffidato. Nel periodo non collegato va sottolineata una bellissima conclusione da parte di Mantovani, calcio di punizione dalla sinistra nella tre quarti del Novara, e il pallone è andato da una parte all'altra del campo. Mantovani dal limite dell'area si è coordinato, si è una girata di sinistra che si è stampata sulla traversa con il portiere Cicci Zola battuto. 19° minuto, attenzione però lo Spezia in avanti con Sciadone dentro il lancio che viene intercettato dalla difesa, ancora sulla destra, vediamo questa azione con Mastino, lato corto dell'area di rigore, dentro il cross, ma interviene Mantovani, mette in fallo laterale. 19° minuto, 0-0 tra Novara e Spezia, linea a terra. Quando siamo sullo 0-0 fra Entella e Carpi, diamo la linea a Novara al 29. Macheda, la rete del vantaggio del Novara, cambia il parziale proprio metato quando mi davi la linea, e dunque al 29° minuto Novara 1, Spezia 0, la rete di Macheda, un attacco del Novara sulla corsia di destra, il cross in area, operazioni confuse con il tocco di Galabinov, il cross sulla sinistra, Chiosa ancora una volta in area, è arrivato Macheda da solo nel decentrato sulla destra, in questo caso fronte d'attacco del Novara, e ha messo dentro, si è tuffato Cicci Zola ma non è riuscito ad agguantare il pallone. Pochi minuti prima invece il Novara stava combinando un pasticciaccio in difesa con un lancio lungo che era diretto dalle parti di Massino, c'è stata un'incomprensione, Scognamiglio non toccava il pallone, Da Costa non usciva, si stava inserendo il giocatore dello Spezia Massino, c'è stata un'uscita coraggiosa di Da Costa al limite dell'area, però il Novara si è subito ripreso ed è andato in vantaggio. Ripetiamo, siamo ora al 30° minuto, Novara 1 Spezia 0, Terni. Granoce, il pareggio dello Spezia, 34° minuto, Novara 1 Spezia 1, Granoce. A te Barchesi. D'accordo Vallone. 35° minuto, abbiamo detto dunque che il parziale è cambiato, 1-1 tra Novara e Spezia, c'è stato il pareggio al 34° da parte di Granoce, c'è stata una distrazione difensiva del Novara, un lancio in profondità con Granoce che è scattato in linea, non si è alzata la bandierina del secondo assistente, e Granoce con la sua grandissima esperienza e grandissima precisione ha effettuato un pallonetto che è andato in porta, era in uscita praticamente Da Costa, un'uscita disperata, e Granoce ha realizzato la nona rete. Ora il Novara in attacco, ma il pallone viene dato indietro per il pressing dello Spezia, e dunque noi ne approfittiamo per ricordare che il parziale al 36° tra Novara e Spezia è fermo sull'1-1 in questo momento, e diamo la linea a Terni. E siamo entrati nel 44° minuto, il Novara che attacca a vertice dell'area sinistra con Galabinov, il cross che è diretto da Cinelli, un po'
poco in ritardo, riesce comunque ad arrivare alla pallone, fa rimbalzare la sfera conquistando un calcio d'angolo. Potete sentire gli applausi da parte del pubblico del Silvio Piola. Nel periodo non collegato c'è stata una conclusione che stava per andare in rete. Dickman sulla corsia di destra è arrivato quasi all'altezza della bandierina di destra, ha crossato d'esterno il pallone, ha avuto una traiettoria, ha preso veramente in fida per Cici Zola, ha battuto, si è abbassato, però fortuna del portiere dello Spezia, ha preso la traversa. Il secondo legno che è stato colpito dal Novara, il primo lo ricordiamo, la bellissima girata di Mantovani. Intanto sta per essere battuto questo calcio d'angolo, traiettoria a rientrare, ricordiamo le reti, c'è grande confusione all'interno dell'area, al 29esimo di Machè del pareggio di Granoce. Sentite il pubblico che sostiene i giocatori del Novara, parte il cross ma arriva direttamente tra le braccia di Cici Zola. Siamo entrati nel 45esimo minuto, 1-1 tra Novara e Spezia, Terni. Chiffi della sezione di Padova ha mandato le squadre negli spogliatoi. Galabinov, il raddoppio del Novara, scusa Bisantis, 46esimo minuto, l'arbitro stava già per decretare la fine del primo tempo, il Novara è passato in vantaggio, Novara 2, Spezia 1, a te Bisantis. Quindi a fine primo tempo Entella 0, Carpi 0, Novara. E anche a Novara è finito il primo tempo, lo avevamo detto, l'arbitro, il Luigi Nasca di Bari, stava per decretare la fine del primo tempo, non ci sarebbe stato il recupero, poi c'è stato un cross dalla sinistra, il colpo di testa di Galabinov che ha messo in rete, e dunque alla termine dei 46 minuti di gioco il Novara è in vantaggio sullo Spezia per 2-1. Le reti al 29esimo di Machede, il pareggio dello Spezia al 34esimo con Granoce, e infine al 46esimo Galabinov. Novara 2, Spezia 1, linea Terni. E ancora una. Scusa Bisantis, è finita al Silvio Piola. Novara batte Spezia 2-1. A te la linea.